Qui in questura non ci sono donne. Ho visto. Io preferisco lavorare con gli uomini, niente di personale, solo che ci si capisce più in fretta. Apprezzo la sincerità. Non faccia complimenti. Sa, Cantini, io ho saputo che nell'ultimo anno lei si è occupata quasi esclusivamente di femminicidio. Ora, non so com'è abituata lei, francamente non mi interessa, ma i miei agenti qui seguono tutti i casi. Detta così, sembra che me li sia andati a cercare. Sa quali sono le parole più ricorrenti usate dai suoi ex colleghi per descriverla? No. Pazza, ossessiva e rompicoglioni. Mi riconosco solo nella terza. Per onestà, devo dirle che l'altra parola era competente. Noi qui non abbiamo bisogno di cavalli pazzi, Cantini. Per quanto possano essere bravi, quando lei è qui, noi chiediamo soltanto la sua competenza. La sua ossessione la lasci a casa. E se ha problemi con gli uomini, li risolva privatamente. In Italia una donna su tre ha subito violenze fisiche o violenze sessuali. Riceviamo 11 denunce al giorno per stupro e più del doppio per maltrattamenti. Ogni anno le donne vittime di femminicidio sono circa 100. Praticamente una donna uccisa ogni 72 ore. 9 volte su 10 l'assassino è un maschio. Non sono io ad avere un problema con gli uomini. Sono gli uomini ad avere un problema con le donne. Avanti. Mi cercavi? Ispettrice Cantini, le farai affiancamento in queste prime settimane. Ispettore Corvi, spero che vi troviate bene insieme. Ci siamo conosciuti un minuto fa. È stato amore a prima vista. Bene, è tutto. Buon lavoro, Cantini. Grazie.